Amici carissimi, buongiorno, come va? Tutto bene? Stiamo entrando in una categoria della Roma sotterranea straordinaria, la vera Roma sotterranea, quella più intrigante, la più affascinante. Beh, non vi resta altro che seguirmi. Ha detto bene quel personaggio che mi ha preceduto, che tra l'altro mi assomiglia moltissimo. È una categoria straordinaria e le prossime, e cioè quella degli ipogei minori e della speleologia urbana, saranno ancora più interessanti. Perché? Perché i grandi monumenti romani, come sappiamo, sono stati distrutti, modificati. Si trova poco, anche se tutto sommato è sufficiente per ricostruire la bellezza della Roma antica. Ma i sepolcri, quelli erano ipogei già nell'antichità, o quasi tutti ipogei. Oggi lo sono a maggior ragione. Ne consegue che ne abbiamo una quantità immensa. Hanno molte particolarità in comune, questo è vero, però sono uno diverso dall'altro. Noi non possiamo vederli tutti, naturalmente. Ne ho circa 200 nella mia collezione. Non posso farveli vedere tutti. Ma almeno i più importanti, beh, quelli sì, li vedremo. Per esempio, i prossimi, i colombari di via Taranto, sono due chicche straordinarie. Bisogna accedervi aprendo un tombino, anzi due tombini, perché sono due i colombari. Mi ricordo una volta. Forse era una delle prime volte che entravo in quell'ambiente. Stavo lì lì per scendere nel tombino. Arriva un vecchietto claudicante col suo bastone. Ah, finalmente siete arrivati a aggiustare il telefono. Ci aveva presi per tecnici del telefono. E lui abitava proprio in quel comprensorio perché i due tombini si trovano all'interno di un grande comprensorio zona via Taranto. Non sapeva che lì sotto c'erano due monumenti romani straordinari. Ve li faccio vedere. Nel cortile interno di un enorme comprensorio, angolo via Taranto, via Pescara, si trovano due chiusini di metallo che passano sempre inosservati. Al di sotto si nascondono altrettanti monumenti sepolcrali con caratteristiche quasi simili, scoperti nel 1932. Si tratta di due colombari appartenenti alla piccola borghesia, non legati ai collegi funerari, e quindi costruiti per il bisogno di gruppi familiari ristretti, sono simili. E si suppone che in zona ce ne siano ancora molti, ma si dovrebbe scavare tutto il cortile, anche perché dalle persone più anziane del luogo mi sono arrivate voci di ritrovamenti, tenuti ovviamente segreti, nel momento della costruzione dei palazzi confinanti. La loro struttura ricorda la ricca necropoli dell'Isola Sacra, e sono del primo secondo secolo. Attraverso la botola, una scala di ferro assai ripida, del tipo alla marinara, immette in un pozzo quadrangolare e a quasi 3 metri di profondità, di fronte all'ingresso del primo colombario, costruito in reticolato e tufelli, con ingresso su uno dei lati lunghi. Si notano l'architrave e gli stipiti di travertino, sui quali sono ancora visibili gli incavi per il cardine ed il chiavistello e le due feritoie laterali. Sotto il raggio di una torcia elettrica, un fondo bianco copre la volta e le pareti, interrotto da linee ed esili figurazioni con toni di azzurro, giallo, rosso e verde. Non ci sono contrasti, accentuazione di colori, ma prevale lo sfumato. Un alto zoccolo dipinto
imitante un massiccio muro a conci squadrati, corre sulle quattro pareti, contrastando con la levità della decorazione superiore. La pianta del sepolcro è rettangolare e allungata e presenta sui lati corti un'edicola. Sopra le tre nicchie arcuate, ricavate nella parete di fronte all'ingresso e contenenti una sola olla cineraria, si snodano esili festoni di foglie e fiori legati con nastri dai quali pendono cembali e corni potori, mentre un uccellino con le ali spiegate vola al centro dello spazio semicircolare circoscritto dal festone centrale. Tra le nicchie, al di sopra dello zoccolo, sono poste due anfore di colore giallo ad imitazione del metallo prezioso. Ramuscelli gialli e rossi, oltre a melograni, occupano gli angoli all'estremità delle pareti. Azzurro è l'uccellino, azzurri i corni, gialli i cembali ed i nastri, verdi i festoni con i fiori rossi e azzurri. Tutta la decorazione è pervasa da una chiara e luminosa intonazione cromatica. Sulle pareti corte, al di sopra del muro a conci squadrati e sopra una stretta mensola, si imposta un'edicola sormontata da un timpano triangolare, le cui partizioni architettoniche presentano delle bordature rosse e gialle, al centro del quale è inserito un triangolo di colore turchino. Pianticelle stilizzate e rosette a stella occupano i riquadri tra lo zoccolo e la mensola. Lunghi tracci di vite ricche di pampini e grappoli incorniciano le edicole delle due pareti corte, con piccole differenze di esecuzione. In generale, le decorazioni sono trattate con semplici pennellate e si nota l'intenzione di rimarcare e attenuare l'intensità del colore da parte del pittore, soprattutto il senso di profondità del fogliame. Un loculo, un'olla cineraria e un solo coperchio. Il contenuto della deposizione è ancora in situ. È veramente stupefacente la grande sensibilità, soprattutto nel campo delle applicazioni cromatiche e nella sfumatura dei colori espressa dall'ignoto artista che ha decorato questo piccolo ma splendido sepolcro, dedicandosi soprattutto alla volta per la sua singolare forma a falsa ogiva, interrotta da una fascia piana nel centro per tutta la sua lunghezza e per la sua decorazione uniforme. Sul fondo bianco si staccano quadrati formati con tratti di linee e punti dipinti di rosso che recano al centro un ramuscello di rosa dal fiore sbocciato. La pittura è ancora freschissima. Toccandola delicatamente si avverte la tridimensionalità del colore. Attraverso un'altra botola si accede al secondo colombario. Anch'esso a pianta rettangolare in muratura di tufelli, in origine intonacata e dipinta di rosso. L'accesso è dal lato corto, attraverso una porta con architrave e stipiti di travertino, sui quali sono ancora visibili gli incavi per il cardine ed il chiavistello. Al di sopra è il titulus, ora mancante, fiancheggiato da due feritoie ricavate su lastre rettangolari di marmo, incorniciate da mattoni con tracce di colore azzurro. Due scalini, di cui uno molto alto, permettono di raggiungere il piano del mausoleo. Sul lato del mausoleo è un basso bancone su cui sedevano i commensali che onoravano i propri defunti. Su di esso era ancora un piatto per le vivande. La decorazione pittorica di questo sepolcro venne danneggiata irreparabilmente
nel 1994 da un furto che causò l'asportazione di 3 affreschi che ornavano le nicchie della parete di fondo, le suppellettili sul bancone laterale e un piccolo rilievo funerario inserito sulla stessa parete, ma fortunatamente recuperato poco dopo. Le pitture delle 3 nicchie non esistono più, eppure si erano conservate, nascoste a tutti, in ottimo stato per tanti secoli. E qui si entra in un discorso per me particolarmente doloroso, giacché sono convinto che tutte le mie pubblicazioni siano servite anche ai ladri, una sorta di postal market per il crimine. La nicchia centrale, arcuata, presentava una cavità semicircolare decorata a conchiglia in colore grigio-verde. Al di sotto di 2 ghirlande era rappresentata una figura femminile con una fascia intorno al capo, vestita di una tunica di stoffa leggera chiusa da una cucitura e quasi trasparente, è il cosiddetto chiton, e una mantella turchina che generalmente era indossata diagonalmente su una spalla insieme al chitone, ma che qui vediamo arrotolata sotto la vita, il cosiddetto himation. Poggiava con il braccio sinistro, la cui mano teneva una piccola corona floreale, su un pilastro e reggeva con la destra una ruota che permetteva di identificarla come Tiche, la fortuna, dea dispensatrice del bene e del male nelle sorti della vita. Ai lati, le 2 nicchie rettangolari bordate di rosso erano affrescate con maschere tragiche, caratterizzate dalla tipica pettinatura, in voga in quel periodo, esageratamente rialzata sopra la fronte. Quella di destra colpiva particolarmente l'osservatore per il contrasto tra il colore turchino del volto e il verde dei capelli. Questo è il rilievo originale, ancora incassato sotto la nicchia absidata, prima del 1994. Come già detto, fortunatamente fu ritrovato e ora, al suo posto, c'è un calco. Rappresenta un fanciullo a cavallo che, vestito di clamide, un tipo di mantello corto e leggero, tiene le redini con la mano sinistra mentre con la destra impugna 2 lance. Il cavallo procede al passo in direzione di un albero, attorno al quale è avvolto un serpente. L'iscrizione in greco ci informa che si tratta della lastra funeraria di Veneriano, dedicata dai genitori Eurotas e Veneria al fanciullo eroizzato e identificato come divinità. Veneriano era sepolto in una delle 3 tombe a inumazione disposte lungo le pareti del colombario. Sul pavimento di terra battuta, infatti, sotto rialzi formati da lastre di marmo e di tegole, erano 2 tombe a cappuccina contenenti ossa di bambini. Una delle tegole portava un bollo di età adrianea. Sui 4 angoli sono dei chiusini di marmo, forniti ancora del loro tappo originale, che coprono altrettante anfore poste nel terreno e usate come ossuari. Olle cinerarie sono disposte dentro le nicchie, tranne in quella absidata. In qualche tabula ansata si leggono le iniziali del nome del defunto. La decorazione pittorica di questa tomba è quella assai frequente nei sepolcri romani, a pareti bianche con bordi rossi e figure entro riquadri. Fasce rosse dividono infatti il fondo bianco in una partizione orizzontale che separa la parte inferiore dalla zona delle nicchie e questa dalla volta, ed in una verticale che forma sulle pareti 8 grandi pannelli rettangolari corrispondenti alle nicchie semicircolari. Su queste sono tracciate con un'esile linea rossa le targhette dell'iscrizione funeraria. Sulla parete sinistra e in parte su quella di fondo
sono ancora visibili esili ghirlande, piatti con frutta e altri motivi vegetali espressi con toni di verde e rosso, la decorazione della volta, delimitata da un ampio bordo giallo-oro, è ripartita in diversi riquadri. Sei rettangolari sui lati, con motivi vegetali sul fondo rosso, collegati fra loro da vasi di vetro colmi di uva e ornamenti a calice. Quattro romboidali e quattro circolari, intorno ad un esagono dai lati arcuati. I rombi sono dipinti in rosso ed appare la figura di un uccellino posato su un ramoscello fiorito. In ciascuno dei quattro cerchi, invece, si librano in bianco, sul fondo turchino, le figure di Psiche ed Eroti, probabilmente in riferimento al mito dell'unione dell'anima con la divinità. La figura femminile che appare velata nell'esagono, dipinto al centro della volta, potrebbe simboleggiare l'apoteosi dell'anima del defunto. Favolosi, vero? Meravigliosi. Qualcosa di straordinario sotto i nostri piedi, e ce ne sono ancora moltissimi. Noi avremo modo di vederne ancora altri, e allora sai che vi dico? Vado a prepararne subito un altro. Ci vediamo fra qualche giorno. Ciao!